piace l'elevatore di Niavi, uno di ultimissima generazione, due sale bunker, una PET, un attacco e una camera dedicata alla preparazione dei farmaci antiblastici. Non è il set dell'ultima stagione di Grey's Anatomy, ma il polo oncologico del presidio ospedaliero del Mariano Santo di Cosenza, dotato di apparecchiature all'avanguardia in grado di abbattere le liste di attesa e di curare i pazienti in meno tempo e con maggiore efficacia. Il taglio del nastro, accompagnato anche dalla benedizione dell'arcivescovo Francesco Nolè, ha sancito l'entrata in funzione dei macchinari pronti a rispondere alle esigenze di una vasta platea di ammalati. La quiete dopo la tempesta. Su Crotone splende decisamente il sole, ma si fanno i conti del post maltempo. Una delle zone più colpite del capoluogo è stato il lungomare, che, come ormai consuetudine, si allaga ogni qualvolta piove e a farne le spese sono i commercianti. Nelle scorse ore di diluvio l'acqua è entrata negli esercizi commerciali allagandoli. Questo accade poiché lo stesso lungomare ha problemi strutturali che non consentono all'acqua, che proviene dalle zone alte, di defluire sulla spiaggia, ma resta al centro della strada in una zona concreta. In tutto questo, pompe e tombini non riescono ad accogliere la pioggia e il tutto rimane concentrato. Musica, comicità, teatro e beneficenza, c'è tutto questo nello spettacolo Dalle Lasagne al Broadway, che andrà questa sera in scena al Teatro Cilea di Reggio Calabria. L'evento, organizzato anche con la collaborazione del Comune e del Rotary, raccoglierà fondi per supportare le iniziative finalizzate a debellare la poliomielite. Tra le guest star, l'attrice Silvia Mezzanotte e Pippo Franco, volto celebre del Bagaglino. Ma sul palco doveva esserci anche Giacomo Battaglia, l'attore reggino colpito l'estate scorsa da una grave patologia neurologica e attualmente ricoverato. L'evento è infatti a lui dedicato. La presenza di Giacomo era determinante perché oramai da tempo lavoravamo insieme. Anche con grande successo.